아, 이놈의 교복 진짜 지겹다 지겨워. 사복 입고 등교하면 얼마나 좋아. 와, 멋있다. 왜 그래? 너무 한거 교복. 교복이 멋있다고? 응, 그럼 부러워. 뭔 소리래. 구독, 좋아요, 알람하고 댓글 부탁해요. 네, 여러분, 레차. 오늘 학창 시절을 떠올리며 중학교 3년, 고등학교 3년, 토탈 6년 동안 이 교복 문화에 대해서 이탈리아 친구 알레랑 한번 이야기를 해보려고 합니다. 알레, 안녕하세요. 안녕하세요. 알레, 어제 디 볼레가 콘타 델레 것에 디 교복. 교복, 학교 말리했다. 아빌리멘토 디 스쿨라, 교복. 프리멘트 노이 나아시암 지나 자폰에 코레아 잉글테라 디보 로로 메토노 교복. 코인시지 교복 이탈리아노 유니폼. Uniforme, sì. Uniforme, sì. Uniforme, la mettono. Alcuni pensa male perché così nessuno può mostrare il suo stile, no? Dobbiamo essere tutti uguali. Ma che siamo comunista, scusa, eh? Tutti uguali. No, oh, beh. Così non mostra chi è più ricco, chi è più povero, eccetera, eccetera, no? Nel senso che uno ricco ricco, tipo io ho visto spesso anche il liceo italiano, fa il liceo, porta zaino di Louis Vuitton, maglietta di... Ma pure te, cioè, ma non mi costa tanto. Tu metti, non so, made in Italy maglietta, io metto, vabbè, uno che costa poco, 5 euro, uno che ha messo 500 euro maglietta, chi vede da lontano si vede, ammazza questo ricco, quindi faccio amicizia con lui, questo povero, quindi neanche parlo, cioè, viene un po' divisa classifica, no? Per evitare questo, noi mettiamo uniforme. Io penso negativo perché così ognuno non può mostrare il suo stile. Kurukuna. Sì. 여기도 있는데 fino al quinto elementare. 아, fino al elementare, 초등학생? Elementare. 아, sì, 초등학생 교복 입나? 응, c'è. So. Dopo le medie no, quando come vuoi, perché come dici tu, no? Ci vestiamo diversamente, uno ti giudica in base a come diversi. Secondo me dovrebbe essere il contrario, no? Perché quando sei piccolo non capisci, quindi all'elementare non c'ha senso. Sì. Perché sei piccolo, quindi ne sai che quello è Fendi. Invece quando sei grande, già, siccome sei un adolescente, no? Ti basi su queste cose, non significano niente. Che... Ognuno ha il suo stile. Invece se noi mettiamo tutti i chiobo uguali, e costa pure tanto abbastanza, siamo comunista, cioè, non... da cominciando scuola media, chi arriva al liceo sicuramente due volte, tre volte, chi davvero cresce tanto, pure quattro volte lo cambierà, no? Perché diventa tutto piccolo, 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 ricambia, 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 costa tanto. Secondo me è troppo bloccato. Infatti noi in qui, per mostrare più bellezza possibile, tipo le donne portano le gonne, taglia, 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 più stretto possibile, così mostra le gambe, è lungo, sembra lungo, no? Se è troppo largo questo qua, no? Sembra un po' brutto. Un po' largo non va bene, quindi mettono stretto ognuno conto suo, certo, finché non espira proprio polpaccio, tipo, capito? In qui, se noi mostriamo qualcosa, sempre è negativo. Certo. Vedono male. Tu vedi bene quando è corto, corto, corto. Io sì. A me mi piace, però chi vede, ovviamente i professori, certo, certo, vedono un po' figura brutta, cioè ancora si dice ilgen, tipo chimena, porta panino, tipo così, no? Non dico male cultura coreana, asiatici, delle cose di kyobo, però secondo me anche cultura occidentale, tipo esempio Italia, tutto libero, no? Io voglio mettere fucsia maschio e io metto fucsia, che me frega? Sì. Vabbè, ovviamente rispettando, non dico che uno che può mettere canottaggio per venire a scuola. Tu perché provo cultura nostra? Perché così non siamo criticati rispetto a come... Chi è più ricco, chi è più... come ci vestiamo, sì, perché a quell'età alla fine si guarda molto come appari, no? Certo, una età nervoso. Cioè, dici, quello non c'è soldi, quindi non ci faccio niente, no? Quindi secondo me quella tuta con l'uniforme siamo più uguali, un po'... quindi secondo me è meglio. Vedono le cose di mostra o vedono solo il cuore? Tipo io ho il cuore pulito, voglio fare amicizia bene, ma se vesto male, cioè figura proprio brutta brutta, non mi vengono neanche a fare prova. Come vuol te? Come vuol te? Oppa. Oppa? Ma che sta di Italia? Prima impressione. Italia? Tutto il mondo, penso. Prima volta che ci vediamo, io vedo come sei vestito, mani pulite, capelli fatti bene, scarpe, ok? Capito? Io capisco che persona sei. Davvero? In Italia invece di cuore vedi anche maglietta, prima vista? Subito sì, perché non ti conosco, che ne so. Tipo gli occhi, faccia, asiatico, italiano. Quello sì, un po', però comunque. Dopo quello che vede, vestito. Sì, so, bellissimo, però all'incirca, però, che ne so, canottiera, sporca, ciabatte. Via, via, perché. Io non pensavo che l'Italia vede così. In Asia molto, perché tipo in Cina, Corea, Giappone, hai visto, noi piace molto delle cose lusso, costa tanto, no? Sì. Gucci, Fendi, Louis Vuitton. Ma è normale, perché se tu.
cioè tu non mi conosci, mm-hmm. mettiamo che non mi conosci, mm. mi vedi per strada, mm-hmm. vedi la maglietta, sai mm. che maglietta è, la prima cosa che pensi qual è? Cioè la maglietta che costa tanto, oh. quindi pensi subito quello, non oh. pensi chissà chi è, che fa, certo, certo, pensi subito quello, c'hai i soldi, mm. prima cosa che pensi, perché te l'ha fatto pensare al vestito. Mm. 여러분 오늘 알레랑 교보문에서 이야기를 해봤는데 알레는 이제 한국이나 이런 아시아 또는 뭐 영국 이런 교복 문화가 굉장히 좋을 수밖에 없다고 생각하는 게 저는 솔직히 아니었는데 이제 교복 문화를 입음으로 인해서 학생들이 제일 이제 질풍 노도의 시기일 때 디펜스 리벨러너 기모노 베스텐벨 그러니까 누가 좀 비싼 옷 입어서 쟤한테 친구가 쏠린다거나 가난한 옷 입어서 얘가 친구가 없다거나 그럴 일이 없으니까 아래는 굉장히 좋은 문화가 아닌가라고 생각을 하는 것 같습니다. 오늘 준비한 영상 여기까지고요. 저희는 다음에 또 만나뵙도록 하겠습니다. 내차!